Eccoci, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nostra puntata su Bridges of Light. È una puntata straordinaria perché io sono in questo momento, come avrete visto da Facebook, sono a Dubai e ho incontrato delle persone meravigliose. Sono qui per presentare il mio libro, ma questa sera parliamo di un progetto che ho subito preso a cuore e di cui appunto vorrei assolutamente parlarvi di queste persone che ho conosciuto qui. E una di queste è Natalie, remind me of your last name please. Natalie Khalaf. Tonight we're going to talk with Natalie Khalaf about her project, which it is for me very, very important. Not because it's an important, not for me it's important, I feel it's very important to introduce Natalie on Bridges of Light. Penso che sia un progetto molto interessante da presentare qui a Bridges of Light. Buonasera Natalie. Buonasera. Buonasera, thank you. Allora, please tell us a little bit about you, who you are, where you're from, and then we'll go into the conversation. Ho chiesto a Natalie di spiegarci chi è, da dove viene, e poi entriamo subito nella conversazione. Grazie. So, I'm Natalie Khalaf, my mom's Swiss, French Swiss, and my father's Jordanian. Allora, sono Natalie Khalaf, io, mia madre è svizzera francese e mio padre è Jordan, you say? Yes. Yes, mio padre è giordano. Yes. I come from a design background, so branding design. Allora, io vengo da un background di stilista e quindi disegno e faccio tante cose. Disegno. And one of my closest friends, Zakia, who is now my business partner in Zain Wanoon, we started this thing on the side just to have fun. Okay, e io e la mia business partner, la mia socia in affari, abbiamo deciso di incominciare questo progetto solo per divertirci, perché ognuno di noi ha il suo lavoro qui a Dubai. And just before she left for Canada, we decided that while running our own businesses, because she has a business and I have a business, we do this on the side. Prima che lei partisse per il Canada, lei fa il suo lavoro, io faccio il mio lavoro, e abbiamo deciso di fare questo anche per divertirci un po'. Sapete, la cosa che mi ha colpito in particolare di Natalie e nel suo logo è quello che ha detto, quello che scrive, di voler costruire dei ponti attraverso la comunicazione e il linguaggio. E quindi questo per me è stato molto interessante, perché sapete, noi vogliamo sempre costruire dei ponti. I found it your message very interesting because with Bridges of Light we try to build bridges from one community to the other, but also to meet interesting people like yourself, like Sahar, who is in the background. Hello, Sahar. Hi, Natalie. Hi, Sahar. Yes. Okay, keep going. Okay, so our bridges is to bridge cultural and language gaps. So we both speak several languages. Dice che io e la mia partner parliamo diverse lingue, e il nostro ponte è quello di costruire, so is to build. You said cultural and lingual. Okay. Di costruire cultura e lingua diversa, per cui nel senso di costruire dei ponti tra le diverse culture e le diverse lingue. Interessante, non trovate? Yes, go ahead. Yeah. So we just want to have fun really and use language while doing that. E quindi vogliamo divertirci mentre usiamo e costruiamo ponti e lavoriamo appunto con le varie lingue che parliamo. We started with Arabic. Abbiamo cominciato con l'arabo. And every design we come up with, we have it in, let's say now, Arabic, and then we translate the message into 5 or 8 other languages. Dice, ogni disegno che noi facciamo, ogni pattern che noi facciamo, lo traduciamo in diverse lingue, dalle 5 alle 6 lingue. Do you have anything written in Italian? Let me see if this one does say Italian. Unica. Oh, unica. No, that's Spanish, but it could be also Italian, right? Mm. Like Farida. Okay.
Is it? Does it show? Hold up all the t-shirts. Dice che guardate la t-shirt che ha come dedica di Frida Kahlo, per esempio. Al momento tutte le loro magliette sono disegnate con Frida e lei ci spiegherà la scritta qui in arabo che cosa significa e anche quello che c'è scritto. L'altra sera a cena mi ha indicato questa cosa, mi ha fatto vedere un po' ha cercato di farmi capire quello che lei vuole dare, no, in questo messaggio con queste scritte, per cui adesso ce le facciamo spiegare. Intanto voi, se volete, potete delle domande e vediamo di rispondere. So tell us a little bit about the history and how you, I know that you love Frida, but how you came about Frida Kahlo and the writing on here, you know, tell about all of that. Sure, yes. Actually, Frida just affected my life personally. I've always loved her. And while under the shower one day, where I get the best of my ideas, I thought, you know, Frida Kahlo, and then in Arabic it says unique, and that's when I came up. Ha detto with io sono sempre stato in contatto con Frida Kahlo, il suo carattere, la sua personalità mi ha sempre molto colpita. E un giorno mentre facevo la doccia, dove ricevo sempre delle idee particolari, ho detto Frida Kahlo è stato un personaggio, vediamo di costruire intorno a lei anche un messaggio, ecco. So the message would say in Arabic, I'm unique, while saying I am Frida, which is what's in the bubble, I am Frida, and under it, in Arabic, it continues the sentence to say, I am one of a kind, so I am unique, I am one of a kind. E così il messaggio che lei ha scritto is in the Bible, you said? No, it's, sorry, in the bubble, in my speech bubble here. Oh, okay. So she says, yeah, no. Everybody's unique in the Bible also. No, allora nella sfera che c'è qui, dice, I'm unique, che dice, sono unica, ok, come lo era appunto Frida Kahlo. But let's go forward, because Farida in Arabic means what does unique. That? Unique, oh, exactly, okay. That's the word for okay. unique. Okay, yeah. Because Farida in arabo significa unica, io sono unica. Quindi Farida, Frida, e allora lei ha avuto questa idea di scrivere questa cosa. So would you tell us a little bit, would you tell how you pronounce this? Because I, as you know, I'm attracted to the Arab culture, so how do you pronounce it? So the whole message says, Anna Farida min Nawai. Okay, Anna Farida meaning I'm Farida. And min Nawai is of a kind. So the whole sentence is in Arabic says, you can stop after Anna Farida to say, I am Farida. Yes. Or Anna Farida min Nawai means I am unique, one of a kind. Okay, Anna Farida min Nawai. It says, yes. Okay. Yes. It says, significa sono sono unica e sono appunto sono unica, sono Frida e sono unica. Okay? Yes. Okay. So shall I tell you about the whole campaign? Yes. Which is the beauty about this t-shirt. Mm-hmm. So la bellezza della campagna che abbiamo fatto per queste magliette. We decided not to just post it as one of our designs, because online, as our online store, we have lots of fun designs. We started with this one, and we thought, why not use it to promote women, while women promote our t-shirts. Ok, allora quello che noi facciamo è quello che promuoviamo il lavoro delle donne, e mentre noi promuoviamo il loro lavoro, le donne, queste professioniste, promuovono le nostre magliette. Yes. It started. And why often? All women, may I ask? Because Frida was a woman, and when we say in Arabic, you know, I think maybe you have it in Italian, where the ending says it's either a man or a woman, so it had to be about women this time. Yeah. Ok, ho chiesto come mai solo le donne, non anche gli uomini. Gli uomini sono sempre al momento messi da parte in questi progetti, e lei ha detto che al momento loro hanno usato Frida come simbolo, e quindi al momento così. E ovviamente come in arabo, non ovviamente, come in italiano e anche in arabo, quando una parola finisce con A è riferito ad una donna, e con O spesso è riferito ad un uomo. Quindi al momento loro, so you have only kind of female kind of symbols, or you also have some male? Everything is unisex. It's just this t-shirt, because it's Frida Kahlo. Yeah, yes. It's just about women. Okay. I mean, we did come up now with an idea for next year, where we could use the Anna Farid min Nawai
for the uniqueness of men. Mm. But it won't be Farida Kahlo, it will be another okay. Akantelimo. Okay. Yes, yes, yes. Ok, ha detto che poi l'anno prossimo faranno un altro disegno con un uomo, però al momento non possiamo capire chi è, poi magari vediamo più là come fare a capire appunto che è questo loro modello l'anno prossimo. Yeah, so keep going about your the campaign. The campaign then started as an idea of using just one Instagram shot, you know, with the 10 slides. And then I approached so many women at the same time, and I was targeting women who were independent, so not employees really, who started, who were courageous and strong and independent enough to have their own startup. And I targeted them because really, honest truth, every woman is unique. I mean, every person is unique. But to cut it down to a small campaign, we targeted women who had their own businesses or startups. Allora abbiamo targetizzato le donne, alcune donne che avevano il loro proprio lavoro, che erano indipendenti, piuttosto che erano lavorano invece alle dipendenze di qualcun altro. Per cui abbiamo scelto delle donne in particolare queste donne appunto lavorano con il loro lavoro e promuovono nello stesso tempo anche le nostre magliette. So is Sahar one of these women? She is one of these very unique Frida women. Okay. And, so I go put on my t-shirt? And yes, please. Yes, why not? And okay. In fact, my partner and friend just came up. Zakia. And her business, Zakia Dimagh Al Atrous's business, is all about supporting women, and especially in the later stage, so 50 and over. Okay. Of age? Yes, of okay. age, so to push them and encourage them in their businesses. Ok, noi cerchiamo di, dice la nostra amica Natalie, dice che cerchiamo di incoraggiare le donne che sono oltre 50 anni a lavorare, ad andare oltre nella loro vita e a fare appunto tante cose. E quindi Zakia, che è qui con noi collegata, hi Zakia. I am actually was looking forward to meet you too tonight, but possibly next time. Dice le donne hanno bisogno di sostenere altre donne, così il mondo potrà cambiare. Okay, that's a very good thing, Zakia. You should read my book actually, Healing Your Heart with Mankind. It's just come out in Arabic, but we'll talk about this another time. Go ahead. Okay, so since we had so many women who got so excited about this, we did say, you know, there was no... they didn't have to buy the t-shirt, but everybody wanted to buy a t-shirt because they loved it. Mm. And we printed it in several colors, as you vi ricordate la nostra amica Sahar Unaidi, spesso è stata ospite su Bridges of Light. Buonasera a tutti. Ecco brava sarà. Sahara la sua t-shirt Frida, guardate che meraviglia. Ok, fantastic. Thank you. Yeah, so we said, okay, we'll run it as long as possible, at least for the whole month of October. So we have a lot of women, and every 24 hours we feature one unique woman, and we just have her talk about her business, of her passion, and what she's doing. And most Così of them ogni... are full-time moms. Okay, dice che allora ogni... every day or every week? Every day, every 24 hours. Ah. Ogni 24 ore noi parliamo con una donna, la mettiamo, le facciamo parlare dell'unicità del suo lavoro, la promuoviamo, come promuoviamo lei per quello che lei fa, e parliamo appunto di quello che le fa, del suo lavoro, e così loro a loro volta promuovono anche le magliette che noi progettiamo. Yes. What else can I tell you? Let's read what is on the back. Our message, in fact, because our business is not only about women or t-shirts promoting women, but it's promoting language, bringing cultures together. Allora naturalmente il loro progetto non è solamente quello di promuovere le donne, ma è quello di promuovere le donne, di portare le culture insieme, di costruire ponti costruendo culture, interscambiando le varie culture, parlando le varie lingue. Quindi lei, vedete che bella donna Natalie? I said, look how beautiful Natalie is. Well, although I'm itching anyway. but that's okay. And... allora, quindi Natalie ci sta parlando del suo progetto. Ok, keep going. The message of our story, in fact, I'll read it. Should I read it? Slowly, because I need to translate then. Then I just want to show it, first of all. So our logo
are the letters Z and N. And it looks like Zen there, but the middle letter is Arabic for end. Ok, dice, il loro logo è Zen there, per cui dice che però la lettera centrale è come se fosse una end, ok? Mm. Z and N, so Zakia and Natalie. Ok, Zakia and Natalie. Zakia è una delle donne che è qui collegata con noi e Natalie è la nostra ospite. Mm. So in English, the story is we believe that language is a bridge. In inglese, sentite questa cosa che è bella, perciò io me ne sono innamorato. Noi crediamo che le lingue sono dei ponti. This is our attempt to build more connections between people. E questo è il nostro tentativo di costruire ponti tra le persone. Be kind to each other. Essere gentili gli uni con gli altri. Love one another. Amare gli uni e gli altri. Dance a lot. Danzare tanto. And learn funky words and phrases. E imparare parole divertenti e frasi that you can share with others. Che voi potete condividere con altri. Per cui loro hanno creato questo, penso che questo sia la loro missione. This is like your mission, yes, right? Yes. And abbiamo, questa è la loro missione, la loro mission. E però hanno creato queste magliette molto sfiziose che, voglio dire, adesso c'è sempre Frida, lei ci ha raccontato la storia di Frida, della libertà, dell'unicità, no? Di questo. Per cui, what else can you tell us, Natalie? And I mean, the women that you're featuring, they're all from this region or they're also international women? International, yeah. We have a few in Italy. It's just people we know, people who have approached us. I've met a lot of women through this project. They've just approached me saying, we've seen it on Facebook and Instagram. We love the idea. Can we also be one of your models? Ha detto, io abbiamo visto tante persone. Ci sono anche delle signore italiane che sono nel loro progetto. Ha detto, l'hanno avvicinata. Ha detto, noi abbiamo visto il vostro progetto. Ci è piaciuto tanto. Possiamo diventare modelle nel vostro progetto. Per cui tutte le professioniste, tutte le persone che lavorano e che vogliono costruire dei ponti, loro sono qui a Dubai, ma ovviamente Natalie è svizzera, giordana, lavorano tutte insieme per costruire delle cose molto belle. Canada, Australia. Francia, what else? Jordan, Russia. Russia, Giordania, Italia, tante tante cose che costruiscono tutte insieme. I'm sorry? Yeah. It's caught like fire, you know. Queste, allora dice che questa cosa lo dice Sahar, che stanno lì nel background, dietro le quinte. E dice Sahar appunto che è una cosa molto molto interessante perché costruisce e allarga delle comunità di persone che lavorano insieme per creare qualcosa di bello. But our project, I mean, How come Zakia speaks Italian so well? I don't know, she's just like loves languages and she's very talented. That's why I picked her as my business partner. Oh, I see. Well. Okay. Mm-hmm. Buonasera Michelangelo, buonasera. So she's the one who built our website and our shop, our online shop. Okay. Possibly later when we finish the interview, you can write down your website here. Fantastic. So people can have a look at it. And possibly some of the girls here that I know, for instance, there is Katia, who is from Sicily, and Tina, who is from Sorrento. Possibly they all want to become models. And Antonella, also from Sicily. Possibly they all want to become models of yours, and because most of them have got Katia, for instance, they're all self-employed and they could want to, yes, yeah. You know, loro stanno cercando delle donne che vogliono in qualche modo diventare modelle per questo progetto meraviglioso. And so Zain and Zakia and Natalie, so it's Zain Wanun. Zain e Wanun, potete immaginare questa cosa, che meraviglia, c'è un'energia pazzesca. Ora, voglio dire, sicuramente sentirete delle cose molto belle. And let's read the bubble things again. I love it. The bubble, the speech, yes. Bubble. Anna Farida min Nawai. Because Anna means I, right? Yes. Okay, I knew that because I remember from my Arab teacher. Mm-hmm. Anna Farida Mennoi. Yes. You see, I speak Arab as well. Yeah. Vedete, sto imparando anche l'arabo qui da Dubai, quindi voglio dire, poi a un certo punto vi spiegherò tante altre cose. What else do we want to say?
can I interfere? No. Because I'm really passionate about Come on. Okay, yes, our audience here. Okay, we have, abbiamo anche il pubblico stasera, c'è qui con noi la nostra amica Sahar. Sahar, when are we going to see each other again on Bridges Anytime of Light? Anytime you want. You've been so busy since you were in Dubai. Yes. But seriously, going back to the t-shirts, you know, they really caught like fire because of the colors, but more importantly the message. Ok, dice che let me translate. Dice che quando questo progetto è cominciato, tutte le donne volevano una maglietta con Frida Kahlo, ma non solo per questo, perché i colori sono vibranti, perché il messaggio è meraviglioso, perché tutti volevano espandere i loro ponti e costruire tante cose insieme. Comunità, no? Il nostro amico Michelangelo ci insegna tutto ciò, sei ancora collegato, non lo so. Michelangelo is a friend of mine, he's also a mayor in Sicily, and he's actually building community of a community of people, you know, always kind of, you know. Maybe you can make him a t-shirt. Yeah, but we're only talking about female, right? No, for the first year, t-shirt. Next year. Yeah, next the first year. T-shirt that came. Just happened to be about women being unique. Ok, la prima t-shirt che è arrivata parlava delle donne che sono uniche, per cui Because the name Farida means unique. Perché il nome Farida significa unica ed è un gioco di parole ovviamente tra Farida e Frida, no? Frida, se voi pensate, significa in qualche modo libertà. Because you have a name in Arabic, Farida. So ok, perché c'è un nome in arabo che appunto woman, per una donna che è appunto Farida. And for a man it's Farid. Farid means okay. Unique. Ok, e anche per l'uomo Farid significa unico. So I'm Farid? Yes, you are Farid. Sì, sì. Sì, sì, right. This is why it caught on, because I think women in the Mediterranean, the Middle East, they're really ready to come out and say I am unique. You know, they're no longer in the background, which is why I'm sticking in and saying I am Farida. And I think this is why it took Natalie and Zakia by surprise, because all these women were demanding the t-shirts and Natalie kept on adding, and it was a wonderful thing. Adding what? On Instagram, that's the campaign, okay. Was every woman and why is she unique? Yeah, I was looking at that actually earlier. Dice Sahar, che è intervenuta qui come nostra ospite, ha detto che loro hanno cercato di fare questo progetto, di costruire questo progetto su Instagram, per cui ogni giorno mettono una donna diversa che vuole essere unica in qualche modo con la sua maglietta e loro promuovono a loro volta il suo lavoro, per cui tutte voi che siete qui in ascolto, se volete partecipare a questa meravigliosa iniziativa, basta scrivere they can write to you if they want to join or what? Yes, please. And if they can write to me as soon as probably. Possible on Instagram. Why as soon as possible? Because I need have to design the post. I need all the information. So what I need is a nice photo of them in any color, plain t-shirt. And I'll Photoshop the artwork on it, and when they want to buy the t-shirt, we'll mail it to them, no problem. Ok, dice che, dice che ognuno di voi può mandare un'email, o può mandare, they send you an email, or... email or a message on Instagram. Ok, but not everybody's got Instagram in Italy. Maybe... But also on Facebook. Dice che potete Facebook. Mandare o su un messaggio su Facebook o su Instagram, con una vostra, con una maglietta bianca, e loro vi photoshoppano l'immagine di Frida, però vi promuovono anche quello che voi fate e poi se volete acquistare la maglietta loro ve la mandano fino a casa. So we would need one or two paragraphs of what they do, why they're unique, and their links. And actually, if anybody's interested, just go into Instagram or Facebook, Zain Wanoon, and see what's been happening since the 1st of Dice che October. Poi mandate tutte le informazioni su di voi, di quello che fate, e potete in qualche modo accedere a questa grandissima comunità di donne solo al momento, ma l'anno prossimo loro mi hanno promesso che faranno delle t-shirt anche per gli uomini. Isn't it true? Next year you're doing males as well. Yes, of course. But all our t-shirts now, our artwork is unisex. It's yeah, for of course, men and yes, women. Yes, it's yes. Just this one t-shirt that's for women. We're promoting women this year, this month.
with okay, this dice t-shirt. Che questo, questo, uomo, questo mese stiamo promuovendo Frida, e quindi voglio dire, questa cosa sta succedendo. Pensate, io l'altra sera ero a cena con loro, con Sahar e Natalie e altri amici, e parlavamo proprio di questa cosa. Mi è colpito molto la sua t-shirt di Frida e anche questa scritta, che adesso appunto conosciamo bene il significato, ma mi ha colpito, lei mi ha parlato del progetto, e non solo, ma ha cominciato a parlare di questo, questi ponti di comunicazione di lingue che loro vogliono parlare, e quindi è stata una cosa molto bella, mi ha colpito tantissimo, che ho subito voluto fare una diretta alle 20, che sapete che non è un orario in Italia molto così, perché le persone a quest'ora cenano magari, e magari poi incontrerete anche altre. Usually in Italy at 8 o'clock is not a very good time, and that's why we do not have as many people as I usually have in my live shows, because people have dinner at 8 o'clock. Here it's 10. A Dubai sono le 22 quasi e 30, per cui, ma sono stato molto contento. We are very happy that we had you here, you on our show. I'm honored, thank you so much. You're welcome. Grazie. Thank you. Ok, grazie, grazie tante. Io sono contentissimo, sono a Dubai, sto vivendo un'esperienza meravigliosa, non mi sarei mai aspettato di vivere un'esperienza tale. Ho incontrato delle persone meravigliose e continuano ad incontrare tantissime cose che poi un giorno magari vi racconterò. E quindi io aspetto tutti quanti voi, e aspetto tutti voi affinché possiate iscrivervi a questo programma, specialmente tutte le nostre donne in ascolto. Scrivete delle parole, scrivete per quale motivo voi siete uniche al mondo, e loro vi regalano una immagine nella loro maglietta. Ok? Io vi ringrazio. We thank Natalie for this, and our guest star Sahar Unaidi. Thank you. Come and say her goodbye, please. Okay. And we say goodbye in Arabic. Ma salama. Yes, ma salama. Ciao, ma salama. Ma salama. Or bye bye, also in Arabic. Universal. Yeah. Ciao a tutti, ma salama. And ci vediamo presto. Ciao ragazzi, e vi aspetto con tanto amore come sempre. Ciao ciao.